Ciao, sono Riccardo Gioggi e benvenuto nel mio studio. Oggi ti parlo del Gokko Audio Sonic Flame Overdrive. Si tratta di un overdrive che ha come caratteristica principale una grande trasparenza e la capacità di rispettare il segnale in ingresso della chitarra senza snaturarlo o cambiarlo. È un overdrive molto morbido nella sua risposta. Nonostante sappia essere aggressivo e graffiante se regolato opportunamente, secondo me questo pedale dà il meglio di sé se utilizzato a bassi livelli di distorsione e soprattutto se utilizzato per boostare un amplificatore, quindi per sommare uno stadio di gain ulteriore e precedente a quello dell'amplificatore. Chiaramente ha un suo carattere molto valido anche se utilizzato nel clean dell'amplificatore, quindi diretto, però per quelli che sono i miei gusti ho trovato che il suo utilizzo come clean booster sia assolutamente il suo habitat naturale. Qualche rapida informazione tecnica: il pedale è true bypass ed è alimentabile a 9 volte. Le tre manopole sono i tre controlli più tipici per ogni overdrive. Abbiamo quindi tone, gain e volume. Lo chassis grigio metallizzato con questa scritta frontale è molto solido nonostante non sia pesante. Ma veniamo al suono. Come ti dicevo prima, parliamo di un overdrive molto caldo e molto trasparente, che rispetta il segnale della chitarra in ingresso e che quindi può cambiare drasticamente la tua risposta a seconda dello strumento che stiamo utilizzando, che sia una solid body, una hollow body, una chitarra con gli humbuckers, con i pick up attivi, passivi o con i single coils. È molto interessante il fatto che anche a settaggi estremi di gain e di volume è abbastanza dinamico da lasciar pulire il suono chiudendo il volume della chitarra. Questa caratteristica, che io ho apprezzato tantissimo perché io uso molto il potenziometro del volume sulla chitarra, apre davvero a tantissime ulteriori possibilità sonore. Nella clip che seguirà tra poco, quella relativa ai settaggi del pedale, lo sentirai su questo ENGL Screamer 50W, prima su un canale con una leggera distorsione e poi sul clean. Bene, come appena ascoltato è un pedale che permette davvero molte sfumature, sia a livello di distorsione che di risposta dinamica. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al mio canale YouTube e ad attivare la ricezione delle notifiche, che è il pulsante qui in basso. Ti ringrazio per aver guardato questo video sul Gokko Audio Sonic Flame Overdrive e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!